Aprile 1945, Berlino, capitale del Reich. Fuoco, fiamme, distruzione. Solo un immane cumulo di macerie, disperazione, morte. E poi il silenzio. Un silenzio impressionante. Solo il sordo lamento di chi ha avuto salva la vita e forse in cuor suo non sa se esserne contento. L'inferno è già a Berlino e Berlino è un inferno. Doveva essere la capitale del Reich millenario, la metropoli universale. Così Hitler aveva chiesto, così Albert Speer aveva concepito ed eseguito. Giovane, bello, alto, colto, raffinato, elegante, sicuro di sé. È Albert Speer. È maestro d'arte, scenografo, ideatore delle maestose cerimonie, delle pagane liturgie della Germania nazionalsocialista. Ha 28 anni quando il Führer lo nomina primo architetto del Reich. È l'esteta che in tempo di pace edifica palazzi, strade, stadi, quartieri, città, anticipando il Reich che verrà. Speer è l'uomo che in tempo di guerra userà tutta la sua arte per costruire sottomarini, munizioni, bombe, cannoni, carri armati, aerei, missili. Eppure, la storia di Albert Speer non è la storia di un gerarca alla corte del Führer. Speer non è Hess, non è Göring, non è Goebbels, non è Himmler, non è Bormann. Non è un uomo di partito. Si rifiuta addirittura di ricevere un'onorescenza dalle SS. Ripete in tono sprezzante: la politica è una cosa che non guarda. Ma di Speer il Reich ha bisogno, Hitler ne ha bisogno. Non solo. Hitler permette al giovane architetto ciò che a nessun altro ha mai permesso. Albert è l'unico che può presentarsi alla cancelleria senza appuntamento. È l'unico che può restarci fino a notte fonda. È l'unico che può contraddirlo. Non solo. Nella casa di montagna, al Berghof, Albert ha il privilegio di essere l'unico invitato a soggiornare negli appartamenti privati del Führer. Quando c'è lui, poi, Eva Braun non si fa mai vedere in giro. E l'architetto Charmin contraccambia con affetto la singolarissima simpatia del suo Führer. Dice: Adolf Hitler è il motore vero, è il motivo profondo di tutta la mia vita. Cosa lega i due? Quali segreti nasconde il loro rapporto? Quali le ragioni di questa reciproca, ambigua attrazione fatale? Albert Speer aveva detto: per una grande opera venderei l'anima al diavolo, come Faust. E per molti il suo non è stato solo un modo di dire. E Albert Speer è passato alla storia come l'architetto del diavolo. Albert Speer nasce nel 1905 a Mannheim, sul Reno, nella ricca regione del Baden-Württemberg. Da tre generazioni gli Speer sono architetti e il giovane Albert non può venir meno a questa regola. Un'altra regola di questa famiglia alto borghese è quella di lasciare la politica fuori dall'uscio di casa. La politica è un'attività considerata inferiore, buona per chi viene dalla strada, non ha scrupoli e non ha niente da perdere. E così, mentre a Berlino si consuma nel sangue la tragica fine della Repubblica di Weimar, il giovane Albert, un po' snob, un po' dandy, compie con regolarità ed eccellenti risultati i suoi studi universitari. Ma un giorno accade qualcosa che cambierà la vita di Albert. È un incontro con un uomo
e probabilmente con il destino. Sono i primi di dicembre del 1930. Albert Speer ha 25 anni. Alcuni amici lo invitano a una manifestazione presso la Neue Welt, il mondo nuovo, una sorta di centro culturale proprio nel cuore di Berlino. Vanno a vedere l'oratore. Si dice in giro che sembri un imbonitore da circo, isterico e forsennato, e si dice che faccia torrenziali sproloqui sulla Grande Germania. Sono più di 5.000 tra professori e studenti. Aspettano tutti l'oratore. Pochi minuti ed entra lui. È Adolf Hitler. Ma è diverso da come poi la storia imparerà a conoscerlo. Hitler parla con toni posati e proprietà di linguaggio. Affronta temi impegnativi, molto cari al giovane architetto. La rinascita della cultura, la missione dell'arte. Speer scrive nel suo diario: quella sera sono diventato un altro uomo. È stato come se qualcosa o qualcuno mi avesse sollevato da terra e staccato dalle mie radici. E aggiunge: Hitler mi ha così colpito da non potermene più distaccare. Da oggi sarò con lui e lo sarò per sempre. È il primo marzo 1931. Albert Speer si presenta a una sezione del movimento nazista. In coerenza con la sua formazione, non chiede di aderire al Partito Nazionalsocialista, ma esclusivamente al partito di Adolf Hitler. A lui non interessa né la politica né il partito, ma solo lui, solo il leader. Il segretario della sezione gli rilascia la tessera numero 474.481. Il partito ha bisogno di gente come Speer, laureati, persone per bene, bravi professionisti. E Albert Speer è bravo, ha talento, ha idee, progetti, voglia di fare. Scrive: sono pieno di dinamismo, sono impaziente. Poi confessa: per una grande opera venderei l'anima al diavolo, come Faust. Forse lo fa davvero, perché finalmente arriva la grande occasione e sarà un inarrestabile susseguirsi di successi fino al baratro finale. Nel gennaio del 1933, il potentissimo ministro della propaganda, Joseph Goebbels, gli commissiona la ristrutturazione e il restauro del prestigioso Palazzo Leopold in stile neoclassico nella centralissima Wilhelmsplatz, sede del ministero. Goebbels è ammirato dal talento e dalla passione del giovane architetto. Passano pochi mesi e il ministro lo mette ancora alla prova, ma per un'impresa completamente diversa. Hitler proclama il 1° maggio festa nazionale e ordina una straordinaria adunata di massa notturna nel campo di Tempelhof. E quel 1° maggio 1933, per Hitler, deve restare scolpito nella memoria di tutti. Sarà Speer il gran cerimoniere. Speer così annuncia il suo progetto. Wir sind dabei zur Überzeugung gekommen, dass bei der Länge des Feldes von rund 1000 Metern es notwendig ist, dass wir den Mittelpunkt, von dem aus der Führer spricht, so stark ausgestaltet wird, dass er auch von dem entferntesten Menschen, der an der Kundgebung teilnimmt, als besonders wirkungsvoll empfunden wird. La piazza, dice Speer, è come una grande femmina e il Führer è il suo uomo. Quando tutto sarà compiuto e ci sarà un solo corpo mistico, un Führer, un popolo, un Reich. È anche in queste convinzioni, all'apparenza solo teoriche, che si rivela la follia di un progetto. L'idea di Speer è vincente. Al campo di Tempelhof, nella notte, il Führer è al centro, in alto, dominante. Con uno sguardo può raccogliere tutti e tutti, da qualsiasi punto, possono ammirarlo. Il colpo d'occhio è di straordinaria suggestione.
Goebbels è entusiasta e nomina Speer ufficialmente responsabile dei grandi raduni del Terzo Reich. Goebbels fa inoltre il grande passo. Decide di presentarlo personalmente ad Adolf Hitler. Il 15 giugno del 1933 Hitler è a Monaco. Il giovane architetto espone i suoi progetti, discute di arte, pittura, forme, colori. Hitler resta affascinato. Confida ai suoi collaboratori. È geniale. È un'anima che mi è affine. Provo per lui calorosi sentimenti umani. Mai si era espresso in questi termini, mai nei riguardi di nessuno. Speer non è da meno. Dopo l'incontro con lui, scrive, tutto è cambiato, la mia vita è costantemente in uno stato di tensione. Poi, dopo questo incontro, una strana funerea coincidenza. Paul Ludwig Troost, il più importante architetto del regime, uomo di fiducia di Hitler, improvvisamente muore. Muore in un banale incidente stradale. Hitler non ha dubbi, il successore è lui, Albert Speer. Sarà lui il grande architetto del Reich. Ha solo 28 anni. 1 settembre 1934, Norimberga, città culto del nazismo. Hitler incarica Speer di allestire uno scenario degno di celebrare il congresso nazionale del partito. E Speer dà vita, corpo, luce e colore a liturgie pagane, mistici riti di massa, fosche celebrazioni di culti oscuri e antichi. Nel resoconto ufficiale di Speer si legge: alle 20 arriva Hitler. L'oscurità tutto intorno è repentinamente rischiarata da un chiarore abbagliante. Sono le sciabolate di luce dei 150 riflettori disposti a cerchio, a distanza di 12 metri l'uno dall'altro. Lui le chiama cattedrali di luce e salgono su, fino a 8-10 km di altezza nel cielo buio. Scrive: come se una mano magica l'avesse trasferita d'incanto in un fantastico castello di cristallo o in un duomo gotico. Hitler dice a Speer: ora lei costruirà per me edifici quali non siamo abituati a vedere sorgere da 4.000 anni. Quando sono insieme, il Führer si isola dal resto del mondo. Passano ore e ore al tavolo da disegno a progettare e sognare. Più di una volta, Speer è raggiunto a notte fonda da una telefonata. È Hitler che vuole sapere se ha qualche nuova idea, qualche disegno, qualche schizzo. Ha voglia di vederlo, di parlare, di progettare. E Speer lo raggiunge alla cancelleria, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Speer ha talento. Nelle sue mani un'idea, un disegno appena abbozzato dal Führer su un foglio di carta, diventa un progetto concreto. Hitler, di solito parco di complimenti, riserva a Speer, fra lo stupore generale, aggettivi e superlativi mai usati prima. Ripete: è il migliore di tutti. Ma perché Hitler si sbilancia tanto? Perché ricopre quel giovane di così tanti complimenti, attenzioni, lusinghe? Perché non scatta in lui l'invidia? L'invidia indubbiamente è un sentimento importantissimo alla base della personalità di Hitler, ma noi dobbiamo renderci conto che non si tratta dell'invidia per così dire comune, per così dire innocua tutto sommato e superabile. È un'invidia che ha lavorato a fondo la personalità di Hitler, modificandola e alterandola in senso patologico.
e fra gli effetti di questa alterazione c'è senz'altro una grossa scissione, una grossa divisione della personalità. Hitler viveva soltanto una parte del suo sé e tendeva a proiettare, a mettere negli altri il resto. Hitler in gioventù fu un pittore modesto. Sbarcava il lunario vendendo acquarelli nei mercati, nelle birrerie di Vienna. Sognava un futuro di pittore, di esteta, di artista, ma non aveva né talento né cultura. I suoi dipinti sono graziosi, curati nei minimi particolari, tecnicamente ineccepibili, ma sono privi di estro e di fantasia. Sono ordinarie opere naif, adatte più a qualche gara di virtuosismo tra pittori della domenica che alle immortali. Deve essere maestoso, deve essere il più grande del mondo. L'area complessiva dell'insediamento copre più di 16 chilometri quadrati. Speer immagina una gigantesca struttura in stile neoclassico, a ferro di cavallo, rivestita di granito rosso. Il volume edificato è di 9 milioni di metri cubi. Dovrà superare di ben 3 volte una delle più grandiose costruzioni dell'antichità, la piramide di Cheope. Hitler è raggiante, confessa. Speer sa entrare nella mia anima come nessuno. A questo punto, il Führer gli chiede di concepire e progettare solo per lui un rifugio tra le montagne bavaresi. Sarà come, gli dice, il nido dell'aquila. Speer intuisce. Sa cosa vuole Hitler. In un solo anno fa sorgere dal nulla quel rifugio intimo e accogliente, circondato da vallate verdi e cime innevate. Ma qualcuno tra i gerarchi nazisti mormora che quel rifugio Speer l'ha costruito anche per se stesso. L'elegante architetto, infatti, lassù è ospite fisso. Non solo, ma ogni volta che annunciano il suo arrivo, Hitler sembra rianimarsi. Raggiunge velocemente l'entrata, lo aspetta quasi ansioso. Poi, quando Speer entra, un leggero inchino, un largo sorriso, uno sguardo negli occhi. L'architetto è l'unico che accompagna Hitler nelle lunghe passeggiate in montagna. È l'unico a essere personalmente invitato dal Führer al suo tavolo per il pranzo. E soprattutto, è l'unico a soggiornare negli appartamenti privati del Führer, dove solo Eva Braun e il cameriere sono ammessi. A volte li sentono discutere. Speer si permette anche di alzare la voce. Poi se ne va all'improvviso. Più di una volta Hitler gli manda dietro con discrezione il cameriere con un messaggio, sempre lo stesso, quasi una parola d'ordine. Il Führer le manda a dire che le vuole bene. Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che fra i due esistesse un rapporto di natura omosessuale. Personalmente la ritengo un'interpretazione esagerata. Di certo possiamo dire che tra loro esisteva un'attrazione, con una marcata componente erotica. Lo stesso Speer, davanti alla corte di Norimberga, dichiarò che Hitler era stato suo intimo amico, ma non andò oltre. E forse Speer sarebbe potuto essere veramente l'unico amico di Hitler se solo il Führer fosse stato capace di provare un vero rapporto di amicizia. E su questo anche Speer esprimeva forti dubbi. Dubbi, a mio avviso, tutt'altro che infondati. Per Albert Speer, la consacrazione. 8 maggio 1937. Il Führer lo incarica personalmente di edificare dalle fondamenta la nuova Berlino, quella che dovrà essere la futura capitale del mondo. Hitler confida al suo amico Albert di aver già fissato una data,
sarà il 1950, quando i lavori saranno finiti e tutte le guerre saranno combattute e vinte. Berlino, dice, sarà il santuario della nazione. Perfino le piramidi svaniranno al cospetto delle masse di cemento e ai colossi di pietra che vi erigerò. E Speer, come sempre, dà corpo alle visioni più estreme del suo Führer. Il viale delle celebrazioni, la Grosse Strasse, sarà lungo 2,5 volte i Campi Elisi a Parigi e largo quasi il doppio. Il Palazzo del Führer è concepito e progettato sul modello di Palazzo Pitti a Firenze. Sulla facciata, 2 ordini di colonne chiuse da imponenti saracinesche blindate a prova di proiettile. L'entrata, protetta da un immenso portale in acciaio massiccio. Nel palazzo, Speer concepisce 8 saloni con una superficie complessiva di 15.000 metri quadrati e un teatro con 2.000 posti. E da ogni punto di Berlino si potrà ammirare la spettacolare, monumentale, colossale cupola del padiglione, alta 220 metri, capace di ospitare 180.000 persone. Questo padiglione, dice con soddisfazione Speer a Hitler, potrebbe contenere 3 cupole di San Pietro. 3 giugno 1938, il sogno della capitale universale prende vita. Hitler, in persona, posa la prima pietra. Per dar vita alla nuova Berlino, il più ambizioso progetto mai concepito dai tempi dei faraoni, una parte della vecchia città deve essere sacrificata. Quasi 100.000 sono gli appartamenti requisiti e demoliti. E qui Hitler mostra il suo vero volto. I cittadini tedeschi di razza ariana sono regolarmente rimborsati e rialloggiati a spese del Reich in altri quartieri. Sono quasi 60.000. 40.000 sono invece gli ebrei. Per loro né risarcimento economico né sistemazione in altri alloggi. Lo stesso Speer firma migliaia di sfratti e lo fa con il solito professionale distacco. Un distacco che la storia non potrà perdonargli. Io avrei dovuto capire, se lo avessi voluto. Senza dubbio, per me sarebbe stato utile pronunciare nei miei discorsi qualche parola contro gli ebrei, come facevano Goebbels, Göring e gli altri. I miei discorsi ci sono tutti e sono stati esaminati al processo di Norimberga. Lei non potrà trovarvi il benché minimo accenno contro gli ebrei. Non che voglia elogiarmi. Il mio era solo un modo di essere neutrale, di disinteressarmi di un problema che non mi sfiorava. Forse è vero che Speer non sapeva nulla dello sterminio di massa. Ma sicuramente sapeva quanto basta dei crimini compiuti dal regime. Era al corrente della repressione delle minoranze e delle persecuzioni razziali e religiose. E come elenco di crimini, basta e avanza. Non c'è dubbio, sapeva della persecuzione degli ebrei. Stabilire se fosse al corrente delle modalità con cui venivano eliminati nei campi di sterminio, in verità ha poca importanza. Il regime era colpevole e Speer, se avesse avuto dei principi morali, anche come politico, avrebbe dovuto utilizzare quello che sapeva per ritirare ogni forma di fedeltà a quel regime. . 14 giugno 1940. Parigi cade. Le Panzerdivision tedesche occupano la Ville Lumière. 28 giugno 1940, ore 5 del mattino. Un lungo corteo di macchine con la croce uncinata attraversa Parigi. Speer e Hitler sono seduti vicini, uno accanto all'altro.
Speer scrive nel suo diario: «Ho visto Hitler in uno stato di estasi. Guardandolo mi sono commosso». Arrivati al Dom des Invalides, Hitler sosta a lungo davanti al sarcofago in granito Bordeaux di Napoleone. Uscendo, confida all'amico Speer di averlo scelto perché costruisca la sua tomba. La sera stessa, Hitler gli confessa: «Parigi è bella, ma quando sarà finita la nostra Berlino, allora Parigi non sembrerà che un'ombra». Oggi a Parigi, domani a Mosca. Questo l'altro sogno che Hitler confida al giovane amico. È la sera del 21 giugno 1941. Speer, come spesso accade, è a tavola con Hitler. All'alba del giorno dopo è attacco totale all'Unione Sovietica. Si scatena l'operazione Barbarossa. Ormai anche l'architetto Albert Speer, la politico, il tecnico, il distaccato Speer, suo malgrado, è dentro la guerra. Una guerra che porterà il mondo alla rovina. E ancora una volta il destino prende Speer per mano. Un'altra strana, inaspettata, funerea coincidenza. 7 febbraio 1942, quartier generale di Rastenburg. Fritz Todt, potente ministro degli armamenti, è appena decollato con il suo aereo direzione Berlino. Un'esplosione improvvisa e la fusoliera si squarcia. A terra, solo corpi carbonizzati. La notte prima, Todt aveva espresso a Hitler tutte le sue perplessità sulle scelte strategiche e i piani di guerra del Führer nella campagna di Russia. 11 febbraio, solenni funerali di Stato. Speer segue il feretro in prima fila, quasi un tragico, solenne e macabro passaggio di consegne. A cadavere ancora caldo, Hitler nomina Speer ministro degli armamenti. Ancora una volta, l'architetto di bell'aspetto trova nella morte di un altro un prezioso e invincibile alleato. C'è qualcosa di macabro nel rincorrersi di coincidenze e di folli presagi, in questo rapporto tra due uomini che, al di là dei loro disegni, non conoscono umanità. Come Faust, Speer ha ceduto forse alle lusinghe del maligno e ora possiede gli idoli del mondo: bellezza, fama, onori, gloria, ricchezza, potere. L'architetto del diavolo scrive nel suo diario: «Che sensazione di grandezza poter disporre con la mia sola firma di miliardi e dirigere dal mio ufficio centinaia di migliaia di persone che lavorano nei cantieri». È l'autunno del 1942. La potenza del Reich è al suo apice, da Capo Nord fino a Tunisi, da Bordeaux fino al Caucaso. Su tre continenti svetta la bandiera con la croce uncinata. Der Führer erwartet, dass der Heimat kein Opfer zu groß ist, wenn es gilt, dem Frontsoldaten neue Waffen zu schmieden. Wir geloben unseren Soldaten an der Front, auch weiter nicht nur unsere Pflicht zu tun, sondern das Äußerste an Arbeitsleistung zu vollbringen und von Monat zu Monat unsere Produktion stetig zu steigern. Hitler gli ha detto: «Speer, firmerò qualsiasi documento che lei mi vorrà sottoporre». È il conferimento di un'autonomia che nessun altro aveva ottenuto e ottenne mai durante il regime nazionalsocialista. E Speer non delude il suo Führer. Con la stessa dedizione, tenacia, applicazione, Speer ora organizza la più grande fucina di armamenti che il mondo abbia mai osato immaginare. In un solo anno, l'architetto raddoppia la produzione di munizioni. La produzione di aerei passa da 14.000 a 25.000 unità. La produzione di sommergibili aumenta del 15%. La produzione di carri armati da 140.000 a 370.000 unità. Solo i Panzer
passano da 5.000 a 12.000 unità. Per il nazismo, il cui disegno era quello di sottomettere l'umanità intera, l'industria della guerra non poteva che diventare il motore dell'economia tedesca. Hitler promuove Speer, ministro dell'economia e della produzione bellica. Ma la parabola è arrivata al suo culmine. Sono gli ultimi fuochi della nefasta gloria del Reich e del suo architetto. Speer ora ha due nemici: i potenti gerarchi del Reich e se stesso. Himmler, Bormann, Göring, Goebbels sono pieni di sordo livore per la cieca fiducia, la malcelata predilezione del Führer nei confronti dell'architetto. La loro è una formidabile coalizione. Non hanno mai fino in fondo accettato quel borghese, quel tecnico, quell'unico civile nel nido dell'aquila. Goebbels era sbottato più volte. Speer non è fatto della pasta di noi vecchi nazionalsocialisti. E ancora, non è un autentico nazista. L'altro nemico è, paradossalmente, se stesso. Speer, infatti, fa sempre i conti con la realtà. E come sa che le città non si edificano senza operai, cemento e mattoni, sa che le guerre non si vincono senza soldati, senza armi, senza combustibili. Nessuna fede, nessuna ideologia, nessuna incrollabile volontà può andare contro il principio di realtà. Forse Goebbels ha ragione. Speer non è un vero nazionalsocialista. Crede meno degli altri nella potenza maligna del nazismo. Ora, ad ogni incontro, Hitler ossessivamente gli domanda: «Lei concorda con me che vinceremo la guerra?» In realtà chiede al suo unico amico di recitare un atto di fede, di chiudere gli occhi e affidarsi, al di là di ogni evidenza, al suo Führer. E lui, sincero, ostinato, risponde: «No, mio Führer, non lo credo». Eppure, ligio al suo dovere, si mette ancora una volta al lavoro. Questa volta scrive nel suo diario non per la gloria del Reich, ma per salvare quello che resta della Germania e del suo popolo. Sono parole che al processo di Norimberga avranno il loro peso. A difesa della Germania fa costruire in pochi mesi una gigantesca fabbrica di armi nelle viscere della terra, in una zona impervia e montuosa all'estremo nord della Vestfalia. È un interminabile, profondo, smisurato tunnel. Si addentra per quasi 2 chilometri nella roccia viva. Dalle cattedrali di luce della gloria a Norimberga, al buio della disfatta nelle caverne in Vestfalia. 12 ore nelle gallerie, senza soste. Si lavorava anche di notte, come forsennati. I nazisti volevano vincere la guerra. Quelli che non ce la facevano venivano rispediti nei lager o uccisi sul posto. Chi non ha vissuto quell'inferno non può immaginare fino in fondo il nostro calvario. Era un incubo. Nel buio di quelle caverne troveranno la morte più di 20.000 uomini. Forse Speer già prefigura cosa sarà la Germania dopo la sconfitta. Forse già sa che comunque sarà una Germania senza Hitler. Giovedì 20 luglio 1944, quartier generale di Rastenburg. Un ordigno esplode sotto il tavolo delle riunioni, a pochi metri da Adolf Hitler. Inspiegabilmente, il Führer resta illeso. È la 13ª volta che Hitler scampa un attentato, come se una mano invisibile lo proteggesse dalla morte. Hitler ne è sicuro. È stata la provvidenza. Il maggiore von Stauffenberg e gli altri congiurati vengono immediatamente arrestati, torturati, processati, impiccati. Il
Tra le loro carte, la Gestapo trova una lista di nomi eccellenti, i futuri ministri del nuovo governo di una Germania liberata da Hitler. Su quella lista c'è il nome di Albert Speer con accanto un punto interrogativo e una nota da convincere. È poco, ma è quanto basta a Hitler per perdonare e dimenticare. I gerarchi non riescono a crederci. Goebbels dice: temo che abbiamo permesso a questo giovanotto di crescere troppo. Gennaio 1945. Il Reich che si voleva immortale è ormai sconfitto. Da est l'armata rossa di Josef Stalin. Da ovest le truppe alleate di Dwight Eisenhower. È solo questione di tempo. Hitler emana l'ultimo fatale, lugubre, apocalittico ordine. Che la Germania muoia piuttosto che arrendersi. È la tragica, allucinata messa in scena del crepuscolo degli dèi. Hitler aveva detto: se il popolo tedesco dovesse uscire sconfitto, vorrebbe dire che è stato troppo debole, che non ha superato le prove che la storia gli ha imposto. È un popolo che merita di morire. I nemici si impadroniranno solo di un cumulo di macerie e un desolante deserto. Il Führer ordina al ministro dell'economia e degli armamenti di distruggere tutto. Fabbriche, depositi di generi alimentari, centrali elettriche, centrali telefoniche, strade, ponti, ferrovie, aeroporti, porti, musei, chiese, castelli, ogni edificio di valore storico, aveva detto. Trascineremo tutto all'inferno. E vuole mantenere, fino alla fine, questa ultima delirante promessa. Speer è esterrefatto e confessa al suo segretario: Hitler è diventato pazzo. Promette: erigerò una diga attorno all'apparato produttivo per impedire l'idea pazzesca della totale distruzione di tutti gli impianti industriali. Ma Hitler, stranamente, non lo giudica un atto di insubordinazione. È un mistero al quale gli storici non sapranno rispondere. Hitler si lascia convincere ad annullare l'ordine. Ma per la Germania ormai è la fine. 12 aprile 1945. In una Berlino fantasma si tiene l'ultimo concerto del Reich. Il programma prevede la sonata a Kreutzer di Beethoven e il finale del Crepuscolo degli Dèi di Wagner. Quando gli spettatori, stretti nei cappotti, lasciano la sala non riscaldata, trovano alle uscite i ragazzi della gioventù hitleriana che distribuiscono gratuitamente capsule di cianuro. 15 aprile 1945. L'Armata Rossa lancia l'offensiva finale contro la capitale del Reich. 2,5 milioni di soldati, 45.000 pezzi di artiglieria, 6.000 carri armati. Goebbels, il potentissimo ministro della propaganda, ha già pronte le pasticche di cianuro per sé, per i suoi figli, per sua moglie. Bormann, il segretario onnipotente, ha già preparato un piano di fuga per il Sud America. Himmler, il Reichsführer dell'SS, è già fuggito e tratta segretamente con la Croce Rossa per aver salva la vita. Göring, maresciallo del Reich, vaneggia in una sperduta cittadina del nord e si autonomina nuovo Führer. 20 aprile 1945. Speer sa che per Hitler ormai è solo questione di ore. Vuole rivederlo, nonostante tutto e contro tutto. Requisisce un piccolo aereo, una cicogna. Vola a bassa quota fino a Berlino. Atterra tra le macerie in uno spiazzo vicino alla porta di Brandeburgo. Entra nella cancelleria devastata, apre quella porta, scende quei 50 gradini che portano sottoterra, nel bunker, quel bunker che lui aveva progettato. Vuole vedere per l'ultima volta il suo Führer. Sa che gli deve tutto e sa che Hitler, a lui, ha permesso tutto. Hitler è seduto in un angolo, nella semioscurità, lo sguardo fisso, quasi vitreo, la mano destra gli trema visibilmente. Speer si confessa. Hitler sembra non ascoltarlo.
Meccanicamente, batte con la matita sul bracciolo della poltrona fino a spezzarne la punta. Quando smette di parlare, Speer si accorge che Hitler ha gli occhi velati di lacrime. Poi Hitler improvvisamente si alza, porge a Speer un astuccio rosso. Dentro c'è una sua foto con una dedica, all'amico di sempre. Si scusa per la grafia incerta, ma si giustifica, è la mano che trema. Poi lo congeda. Sono le 4 del mattino del 22 aprile. Dopo tutti i grandi progetti che aveva concepito e realizzato con Hitler, non voleva scomparire senza nemmeno salutarlo. Una decisione folle per qualsiasi comune mortale. Una cosa che colpisce per il suo coraggio o la sua irrazionalità. Speer stesso aveva messo in conto anche l'eventualità che Hitler lo accogliesse con il plotone d'esecuzione, che fosse facile bersaglio dei fucili russi o vittima nell'esplosione di una bomba. Le ragioni profonde di un atto del genere appartengono sicuramente al mondo dell'irrazionale, alle ragioni del mistero. È veramente molto difficile spiegarlo in modo razionale. Il resto è una storia già scritta. Il suicidio di Hitler, la resa incondizionata della Germania, il processo di Norimberga, le condanne, le esecuzioni, la caccia ai fuggitivi. Albert Speer si dichiara colpevole. È condannato a 20 anni. Fu per me naturale, in quanto membro del governo del Reich, assumere tutte le responsabilità dei misfatti che accaddero. Mi ricordo che il mio avvocato durante il processo mi disse che questo mi sarebbe costato la pena di morte. Io non pensai nemmeno un istante di poter ottenere l'indulgenza dei giudici con la mia deposizione. Albert Speer, l'unico e solo amico di Adolf Hitler, morirà a Londra. È la sera del primo giorno di settembre del 1981. Porta con sé per sempre le sue verità e i suoi segreti. Si era illuso d'essere il grande architetto di un nuovo mondo, ma è stato solo l'architetto del diavolo. L'architetto del diavolo che con le sue scenografie luminose ha permesso che fossero celati nell'ombra crimini innominabili commessi in nome dell'aberrante ideologia della razza superiore.